Comandante, non sia troppo rigido con gli allievi del primo anno e se riesce a dare qualche concessione al terzo anno, se riesce ad intercedere, io sono contentissimo. Giulia. 18 Francesco. anni. 27 anni. Sono il comandante del primo corso della Scuola Militare Aeronautica Giulio 2. Sono il capocorso del corso Sirio, all'ultimo anno di frequenza presso la Scuola Militare Aeronautica Giulio 2. L'allievo della 2 è un ragazzo che a 16 anni decide di stravolgere la sua vita e di diventare autonomo e di impegnarsi in qualcosa in cui crede fortemente. L'allievo della 2 per me è un ragazzo che accetta e cerca le sfide, che cerca qualcosa al di fuori dell'ordinario, cerca anche un'istruzione, una cultura di alto profilo che questa scuola è in grado di fornire. Fin dal primo anno i nostri scelti, quindi gli allievi che ci inquadravano al nostro primo anno, ci facevano notare che la divisa che noi indossavamo era la stessa divisa che 100 anni fa indossavano i militari che combattevano in guerra. E questo senso di appartenenza ad una forza armata mi ha accompagnato fin dal primo anno e mi sta accompagnando ancora adesso. Sento un legame particolare non solo con questi ragazzi che condividono la forza armata di cui io faccio parte, ma anche condividono il percorso che io ho affrontato 12 anni fa, che sono entrato con il corso Espero alla scuola militare e sono entrato poi in Accademia Aeronautica col corso Rostro 4 e dopo un periodo presso il reparto operativo sono stato assegnato qua alla scuola come comandante del primo anno, quindi è una particolare emozione per me ritornare da un certo punto di vista a casa. È stato un giorno pieno di emozioni. Ricordo il momento in cui ho salutato mia mamma. Non l'ho proprio salutata perché pensavo l'avrei rivista più tardi e non è stato così, quindi mi ricordo di essermi girata e poi di aver attraversato il famoso cancello verde che tutti gli allievi della 2 conoscono. E attraversato quel cancello verde è iniziata la mia vita dentro questa scuola. E ricordo la mensa in particolare perché era un ambiente nuovo e a tavola con degli sconosciuti e le innumerevoli regole che i nostri scelti, quindi gli allievi inquadratori, ci ripetevano una dietro l'altra e frullavano in testa quasi in modo indefinito. E però ricordo fin da subito in realtà la paura di questa nuova vita e allo stesso tempo la gioia di esserci riuscita, di essere entrata e quindi di poter iniziare questo percorso che sapevo mi avrebbe dato tante soddisfazioni. Il mio giorno, primo giorno alla 2, tante istruzioni, tante novità, tante persone da conoscere, persone che quel giorno non conoscevo e che ora per me sono fra gli amici più cari che ho, che sono i colleghi con cui ho affrontato questi 3 anni. Vi ricordo anche il saluto ai genitori, di cui qualche giorno fa mi hanno rimandato le foto di quel primo giorno, proprio alla luce del fatto che io ho avuto una seconda, diciamo, un secondo ingresso. È stato un momento in cui ho rivissuto tutta quella prima giornata alla scuola. La mia giornata tipo diciamo che è caratterizzata principalmente da 3 cose, che sono lo studio, tutta la mattina con dei professori che comunque ci danno un grande aiuto sia la mattina ma anche il pomeriggio, perché anche il pomeriggio bisogna studiare per il giorno dopo, ma anche per la settimana dopo perché ci si deve organizzare. Quasi ogni giorno facciamo attività sportiva, quindi si dedica molto tempo anche a quella nella nostra giornata. Però oltre a questo ci sono anche tante attività al di fuori della scuola, tra cui il teatro, a volte il cinema, le libere uscite che tanto amiamo noi allievi della scuola. E poi in realtà la nostra giornata si conclude o con altro studio, oppure con un po' di ricreazione per condividere un po' di momento più sciolto e tranquillo con i nostri pari corso. La giornata tipo del comandante di corso rispecchia fondamentalmente quella degli allievi, ma da dietro le quinte. Gli allievi hanno moltissime attività da seguire e quindi il comando di corso lavora in anticipo per rendere possibili queste attività, dai piccoli coordinamenti alla programmazione trimestrale delle attività.
un mio pari corso si è presentato allo scelto e gli ha detto: presente che non trovo la bustina, e tutti sono scoppiati a ridere perché era alto, quindi lo vedevano tutti da anche gli inquadramenti vicini, e aveva la bustina in testa, ma l'aveva detto con convinzione. Le prime due settimane dall'incorporamento noi avevamo a disposizione di mettere le chiavi dentro la bustina nel cubo. Arriviamo a una donata al mattino, tutti inquadrati, questo qui non si presenta. Aspettiamo, arriva dopo, fai 10 minuti, c'ha la bustina in testa con un'etichetta che gli usciva fuori e ci fa: vorrei fare presente che ho sfondato l'armadietto perché non trovavo le chiavi, e ce l'aveva sotto la bustina, aveva distrutto la cameretta però. Andrei avanti di molti anni, una settantina, mi immagino, con magari tanti piccoli allievi che sono appena entrati. Mi immagino di tornare in questa scuola, festeggiare, magari sarà ormai probabilmente il 50° anniversario del corso Sirio, e forse sì, mi piacerebbe essere così, quindi aver già realizzato, spero, tutti i miei sogni, i miei obiettivi, ed essere di nuovo nel posto dove comunque sto bene, dove sarò stata bene, e poter anche tramandare quello che io ho vissuto a chi invece lo starà vivendo in quel momento. La macchina del tempo, a dire il vero, l'ho già presa e mi ha portato indietro di 12 anni con il mio incarico qua di comandante. Ho fatto un inaspettato balzo nel passato, dove ho rivissuto tutti i bei momenti, sto rivivendo i bei momenti della mia permanenza alla scuola, del corso Esper. Arrivederci comandante, e grazie anche per questa intervista assieme. Credi sempre nelle tue capacità e tieni sempre un sogno nel cassetto. Va bene? A domani mattina.